Adoriato il numero 2, Antonio Pisano Bergamo, Giovanni Carmelo Savona, adoriato 2. Buon pomeriggio dalla Bocciofila Luanese. Siamo una lunga giornata. Questa è una finale di batteria, Matteo Buscagli a Savona, anzi Calizzano sarebbe meglio dire, contro Massimo Emiliani di Novara, atleta dell'Accademia di Novara. Ricordo, finale di batteria, primo pallino per Buscagli, 12. Si giocherà, credo, prevalentemente in quella zona di Pigliano. C'è ovviamente un favorito, che è titolare delle biglie bianche, ma è pur sempre una finale di batteria, è pur sempre Massimo Emiliani un buonissimo giocatore. Primo pallino per Emiliani, rimpallo. Thank you.
Eccoci dunque in cronaca diretta. Il video già per Buscaglia. Che rimangono. Secondo pallino, il giocatore di casa, possiamo definire. Tanto per cambiare c'è un pieno. 23-1. Fare molto di più per cercare di rimanere in partita. Chiaro che crocevia fondamentale passa dai Birilli, dove Buscaglia ha una grande risorsa. Biglia per Emiliani, giocare sulla propria, mandare via la bianca, biglia perfetta. Da meno Buscaglia, che non poteva fare tanto di più di quello che ha fatto. Ultima per Emiliano. Da prendere questo punto, non semplice. Vediamo se passa. Vediamo se risponde preso. Riesce a portare a casa il pallino Buscaglia. Non è una cosa da poco. Ribadisco che il punto non era semplice, ci voleva precisione e quella è stata. Briglio esterno per Buscaglia, c'è il rientro ma non sufficiente per avere altri punti nella bocciata da Chito. Thank you.
destra, risponde per Buscaglia, risalire dietro al pallino. Vediamo se è riuscito a segnare oppure lungo. Torna a dire Corrado Croce. Te lo chiedo altre 16 volte. Misurazione richiesta. Menzioniamo anche gli arbitri che oggi avranno una lunga giornata anche loro. Corrado Croce di Spotorno sta misurando il punto a Emiliani e a Buscaglia. Aver toccato a sufficienza Emiliani, visto che c'era ben poco tra le due biglie. Questa è buona, molto buona. Il punto è assolutamente da prendere. Da qui sembra che il pallino giri di traversino, non venga giù. Questo aumenta le difficoltà. Il tiro che sta mandando Emiliani lo vedo duro, perché c'è molta luce fra rossa e bianca. E lo stesso tiro contro il pallino, abbassarlo di 2 centimetri, è difficile, perché vuole precisissimo. È quello che alla fine fa Emiliani, forse l'unica opportunità che può avere. Vediamo se indovina angolo e spinta. Direi proprio di sì. Questa è una grande biglia, era molto complicata. Emiliani ha eseguito il tiro con precisione e ha portato a casa il pallino. Raddoppio il capitale, 2-26. Trova il filotto di prima, il 10 di seconda passata Emiliani, 12-26. Risponde solo per il punto per Emiliani. Vediamo come spara questo biliardo. Sì, decisamente è simile agli altri, molto angolo quando colpisce sponda corta. Sì. Tiro per Emiliani, risponde di prima, provare di affondare il pallino vicino alla rossa o meglio prendere la bianca, esattamente come ha fatto. Scaglia affonda la biglia e segna.
messo bene Emiliano. Attenzione al big play di Buscaglia che prova di alzare il pallino da Ometti, da Birilli e a segnare. Ottimo, due biglie direi, forse tre. Tre biglie, 5 punti, 31-12, servizio Buscaglia. Dillo di prima. Il pallino viene sputato fuori. Rimangono due. Ma c'è 33-12. Il parziale che borbotta, bisbiglia e segna punti. Quattro ad effetto per Buscaglia. Due pezzi. Riesce comunque a segnare. Corbetta, ho targato Angelo, visto che c'era anche una Corbetta che non sappiamo nemmeno se si è presentato, non l'abbiamo visto, ma siamo arrivati tardi, siamo arrivati alle 11. Angelo Corbetta va in finale di batteria. Ultimo per Matteo Buscaglia, che non è riuscito segnare in questo tiro. Tiro di apertura per Emiliano, raddrizza il pallino, attenzione, e abbatte la fila, 28-33. Tira un gioco interessante, alla fine vediamo se ha segnato. No, aveva tirato gli 8 di colore Emiliani, alla fine una biglia per l'avversario, 34-28, attenzione ai regali. Due laterali per Matteo Buscaglia e più 10, 38-28. Neanche troppo male, intanto porta a termine il suo secondo impegno Roberto Bilancini. Andiamo a vedere le finali di batteria come si svilupperanno.
Corvetta attende il vincente del Pisano Carlini, che hanno iniziato da pochissimo. Di Alessandri attende vincente di Pasqualetto Ferrari. Segno 17, vado avanti Massimo Emiliano. Tanto Bilancini attende il vincente di Mulas Rosin. Rovescia Emiliano, era una ghiotta opportunità per provare una mini fuga che al momento non c'è. E più 7, praticamente pari. Un big play Emiliani, il risultato che tirerà la terza. Fondo della biglia, oserei dire Buscaglia. Operazione riuscita. Provate Emiliani un big play. Preso prima la corte della lunga. Il risultato è quello che vedete. Finale del girone a Milano numero 6, Guido Danesi Milano, Massimo Palladini Genova, Milano 6. Interessante Pallavicini Ganesi come finale di batteria, ma è dall'altra parte della bocciofila, quindi non possiamo al momento trasmettere, dobbiamo tra virgolette accontentarci di questo Buscaglia Emiliano. Buscaglia che trova il 10 e che riprova a scappare.
56-45. Due sponde in accosto. Due sponde dall'altra parte per buscarlo. Ottimo. Anni prova il due sponde, stesso tiro di Buscaglia, ma rimane corto e largo. Ci sarà l'ultima per lui. Secondo pallino consecutivo. Matteo Buscaglia più 12 e battuta. Grillo di seconda. Tale rimane più 14. 59-45. Questa è la prima non bellissima. Fondo della biglia, va bene anche pallino con questa spinta, la prende nel modo peggiore. Misurazione. Ce l'ho fatta Emiliano, terza in arrivo.
buona questa, vediamo se Buscaglia riesce a segnare, direi proprio di sì, addirittura con due. La deve mettere bene Emiliani, se vuole sperare di portare a casa il pallino. Sulla propria Buscaglia e segna e porta a casa il terzo pallino consecutivo, 60-45. Grillo di prima, 10 di seconda, scappa via Buscaglia e torna più 25. Discreta prima di Emiliano. Vediamo Buscaglia se riesce col trasponder a risalire. Larga, direi. Chiesta la misurazione. Alla fine ce l'ha fatta Buscaglia a segnare. Se guardano la fila, ma bisogna trovare il modo per arrivarci fino a lì. Un'idea potrebbe essere questa. Alla fine ha preso il punto, tirando forse dall'unica parte dove si poteva prendere. Invece va largo Emiliani e sbaglia ancora. Stavolta viene di prima. Quei pallini consecutivi fate pure 4.
Quello di prima, 10 di seconda. Un film già visto. Sta. Andando a grandi falcate verso il traguardo, Matteo Buscaglia. Bene, in questa mano Emiliano, ma è il punteggio che non è positivo, anzi è assolutamente negativo. L'errore di Buscaglia che terrà l'ultima. Paga punti. Due bianchi, 8 punti, 89-45, si avvicina al traguardo. Emiliano, 89 Buscaglia. Filotto di prima, spinta corta, quasi un obbligo in questa situazione. Proprio di corto a corto offensivo. Presa di prima. Ci porti due caffè e al massimo li paghiamo. Questo è massimo. Io amaro. Io preferisco una bottiglia d'acqua al caffè, perché sennò andare a sera non ne bevo 19. Io pagato. Grazie, grazie. Grazie Pia. Fresco o naturale? Fredda, fredda. Ti sto addormentando? Anch'io. Ma è la biocco del dopo pranzo? Sì. Tutte le volte? Qualsiasi gara faccio, quest'ora mi viene una biocco. Poi dopo la sera, a mezzanotte, quando vado a casa, mi sveglio come un grillo. Ottima bile di Emiliani. Buscaglia cambia la biglia e segna.
era quello che voleva. Il big play Buscaglia, attenzione. Prova a metà pallino e segna. 90-56, 10 punti per guadagnarsi il diritto a disputare la fase finale. Virgola per lui. Prima di Emiliano, sono 34 da recuperare, l'avversario è già a 90, tremo di 4 ad effetto per Buscaglia. Che segna, c'è un avversario che fa tanti grilli, sbaglia pochissimo appunto, diventa un'impresa già rimanere in partita, e al momento Emiliani non c'è quasi mai stato, è vero che è stato davanti per un attimo di 8 punti, ma ritengo la... Ritengo quasi non una casualità, ma una coincidenza, perché nel complesso credo che Buscaglia abbia non dominato, ma ha diretto bene questa partita. Bella questa biglia di Emiliano, però quello che preoccupa è il punteggio, 57-90. Credo che eventuali rimonte passino anche da un calo dell'avversario. Rimpalla, paga 6. Credo che siamo molto prossimi ai titoli di coda. Thank you.
finita questa partita, di corsa andremo dall'altra parte del... della struttura per documentare la finale di batteria fra Rosin di Bergamo e Bilancini di Perugia. Prova a chiudere la Buscaglia e la chiude in finale Matteo Buscaglia, un altro carico da 11 che arriva tra i magnifici 30, chiamiamola così. Allora, noi lasciamo il collegamento aperto, dateci un minuto per spostarci e poi sarà Rosin Bilancini. È andato via subito dopo di fare la rincorsa, la c'è riuscito, ma poi dopo lui fa più di non si mette da fare, poi non ha sbagliato niente nel gioco, se non sbaglia niente stai dietro, cioè io vado a folate, cioè la manifone, la differenza l'ha fatto, non ha sbagliato niente, ma appunto sì, quindi boccia di più certi di tutti i piani, non complesso, ho fatto 2-16. Sì, beh, non... io mi sono permesso di dire che non sei mai stato in partita se non occasionalmente con quei 2-16, ma credo che lui ha dei ritmi a bocciare che non li tiene quasi nessuno, se poi dopo ribadisco gioca bene appunto dopo diventa durissimo. Finale di girone al biliardo numero 5, Leonardo Daminelli Bergamo, Giuseppe Biscegna Milano, biliardo 5. 10 o 12? Ecco, qui siamo messi male solo ad arbitri. Siamo messi male solo ad arbitri. Pertanto questa va, no, devo Bilancini, lo devo fare io. È tua questa, posso prendere la sedia, anche se dicevi che no la prendevo io. Ascolta, sai che ce l'ha ripetato? Thank you.
Luigi. Scusa, ma DLF? Manigoldi? Quadrato Roberto Bilancini, ben ritrovati. Professor Luigi Rosin di Bergamo, uno dei rappresentanti dei Manigoldi che hanno vinto la regular season, credo, in campionato nella Bergamasca. Ricordo che i playoff inizieranno venerdì con i quarti di finale. 2-3, terza in caso di 6-6. Bilancini è avanti nella classifica del Gran Premio, quindi si è dovuto sorbire un bel viaggetto per venire qui a Loano. Ricordiamo che viene a zona, ti chiamo l'ultimo minuto, dalla zona di Marsciano, provincia di Perugia. Quindi nella zona bassa di Perugia, più vicina a Terni che a Perugia. Finale di girone, abbigliato 8, Daniele Mazzocato, Alessandria, Roberto Ferrari, Alessandria, abbigliato 8. C'è un interessante finale di batteria che possiamo definire derby della bassa Lombarda, Caminiti Berzovini Junior, o Berzovini targato Andrea se volete. Equilibrio totale, 54 Berzovini, 49 Caminiti. Con questa finale di batteria inizia Roberto Bilancini. Lotto di prima. Minuto 5. Infatti Bilancini tira dall'altra parte per il punto, ha cambiato l'alzata del pallino. Cambio Biglia. Inizio girone finale. Al
Migliaco 7, Alpi Luca, Savona, Rocco Ducci, Savona. Al Migliaco 9, Valentino Cristofori, Felice Sena, Danilo Terasso, Alessandria. Al Migliaco numero 11, Marcello, Milano, Becchie, Antonio, Imperia. Al Migliaco numero 12, Buscaglia, Matteo, Savona, Fiorini, Daniele, Macerata. Al biliardo numero 13, Becchie, Riccardo, Imperia, Sabrino, Toboni, Alessandria. Al biliardo numero 14, Domenico, Marletta, Alessandria, Rocca, Fabiano, Savona. Ottima biglia di Rosino. Raccoglie bilancini 9-0. Grillo di seconda passata e 10 di terza, 19-0. Così, Rosini. Stesso tiro per bilancino. Sale Rosin, vediamo.
Fiorini, Daniele, Pignato 12. Anche di Bilancini, sul punto è assolutamente da prendere. Quindi 3 punti per il giocatore bergamasco e primo pallino. Il primo pieno da 10, 13-19. Rimasto corto Bilancini, un errore grave. Deve mettere una toppa sostanziosa. Sembra averla messa. Sembra aver tagliato troppo. Aspettiamo la calata del biliardo. Va dalla parte sbagliata. Peggiora la situation. Thank you.
tira sulle proprie bilancini, ma non ha preso dove voleva. Non era facile, non aveva gioco a vantaggio, è stato impreciso. E boccia Luigi Rosin, 14-19, 2-2 i palini. Una prima molto robusta di bilancini. Provo Rosin a cambiare. Allarga, è stato leggerissimamente largo. Terza navione, al biliardo numero 10, Angelo Profetta, Fornice Sena, Antonio Pisano, Bergamo, biliardo 10. Vediamo se arriva. Sì, arriva, ma c'è ampio spazio per segnare, per far tirare l'ultimo all'avversario. Non credo che ci sia altro da fare, visto che la partita è appena iniziata. Non ha senso allargare. Ha senso, a mio avviso, far tirare l'ultimo all'avversario. La pensa così anche il giocatore umbro, che va in accosto. Errore di Rosin. Tanto in finale anche Diego Caminiti, che di rincorsa estromette Andrea Bertolini. Tentativo di calcio di bilancini, entra troppo, uno per lui, 20-14. L'8 di prima, 10 di seconda, vediamo se rientro con lo strike. No, troppo rientro. E comunque 30-14.
buona prima di Rosin. Vediamo questa di Bilancini. Ottima anche questa. Rosin sbaglia sullo stretto. Adesso non è facile perché c'è un po' di traffico in giro per il biliardo. Tira a tre. Assolutamente largo. Assolutamente sbagliata. Sarà tre sponde della biglia rossa esterna. Poi con quell'altra vedremo. Probabilmente in posizione quasi inattaccabile. Saranno due biglie, presumo. Così è 33-14. Rimpallo paga due Bilancini, 16-33. Risale, trasponde Bilancini. Vediamo dove arriva. Rimane largo. C'è un'opportunità per Rosin. Una ghiotta. Va con il tiro offensivo Rosin. La prende, ma passa in un bianco, 4 punti. Prova di metterla meglio stavolta Bilancini. Decisamente meglio.
Buono anche questo. Il pallino viaggia comunque verso le rosse. Il problema, i problemi sono due. Primo, che c'è il castello scoperto, quindi vietato a essere larghi. Secondo, in questo biliardo, in generale in tutti questi biliardi, stare molto attenti all'apertura di sponda corta. Quindi va di taglio. Al biliardo all'altra uno, Gabriele Bonino Savona, Adriano Boer, Alessandria. Al biliardo numero 2, Diego Caminiti Milano, Antonio Valdaro, Alessandria. Diego. Regalo, io non avrei mai tirato da quella parte, vi dico la verità. Anche perché vedete, i pallini regalati, ribadisco, sono convinto proprio che siano più grossi. 44 a 20. Sponde andare lì in mezzo. Perfetta. Difficile per Rosin. Misurissima. Bella. Fare per bilancino, tanto ricominciamo. 44 a 20. Ultima per bilancino. Contro zero per Rosin, ci sarà il martello grosso, presumibilmente. Oh, imparati a tenere il punteggio manuale, che sia in 0-0, che di nuovo. Deve essere andato fuori. Buona. Va a vedere. 44-20 per bilancino.
Sì. 21-44. Tiene manualmente l'arbitro fino a che non riparte. Uno. Ecco, siamo a posto, si può ripartire. Buon colpo di Rosin, forse due. Non riesce a spingerlo dentro il castello, il pallino, un biliardo anche cattivo sotto questo aspetto. 23-44, ma l'abbiamo visto anche con Bilancini che si fa fatica, bisogna sfruttare la canata del biliardo in terza passata, se no è dura se non lo butti dentro subito. Prima così così, attenzione, diverse biglie larghe di Bilancini. Vediamo Rosin dall'altra parte, due sponde. Lunga, segna comunque. Gioco a favore di Bilancini, che però non può sbagliare. Punto difficile. Prova di giocare sulla bianca più esterna. Neanche troppo fortunato, perché se l'ha sbagliata, l'ha sbagliata di millimetro, forse meno. Adesso 2 contro 0 per Bilancini. Che ha già il punto suo, quindi va a vedere se c'era lo schiaffo. Pur sempre un tiro che ha dei rischi. Ci va i piedi di piombo, vediamo dove la mette. Terra di nessuno, se la mette in tasca quell'altra. 45-23. Grillo di prima, 10 di secondo, 55 minuti.
due che non hanno lo spareggio sono Mini e Rinaldi. Cioè lo spareggio, i due che non giocano i sedicesi. Che si incontrano, però dopo. Sono negli ottavi. In situazione di 3-1 avrei fatto un altro tiro, un pochino più veloce. Adesso diventa dura perché bisogna intanto passare sempre da lì, che non è semplicissimo. E il problema, vedete, larga ancora. Da 3-1 si tira l'ultima. Tiro spingere non facile, ma è pur sempre un tiro spingere. C'è una spinta di 2,5-3 centimetri. Fine non segna Boncini. Boncini 26-55. Rovescia Rosin, secondo di giornata in questa partita. Non scende neppure il pallino, quindi proverà Bilancini di bocciarlo. Birillo esterno, buon per lui che incrocia con la rossa e segna. Tanto il filotto non sarebbe mai arrivato. Lunga corta direi. Preferisci il due sponde tradizionale, Rosin, è la stessa cosa a livello di tiro corta. Savona, Michele Fatigati, Savona, Vignardo 3.
tentativo di calcio, passa e se ne va. Al biliardo 6, Andrea Lugli, Bologna, Berzolini, Alberto, Pavia, biliardo 6. Prova lunga e corta. Prova 12. 12. '69-26. Onestamente avrei fatto un altro tiro visto la situazione precaria di punteggio. Avrei fatto una veloce sulla bianca. Qualcosa bisognerebbe muovere in questa partita. Se Rosin gioca in questo modo sappiamo già come va a finire. Risponde. Manuel, dopo ti devo dire una parola. Allora, quando e se decidete di fare le mie due parole, venitelo a fare qui, che vi microfono e vi inquadro. Se per voi non è un problema. Sì, sì, va bene, ma tanto lo faremo più avanti. Sì, sì, vabbè, però lo sai te che non devi fare. Farete i quarti di finale, presumo, o addirittura semifinale. 4 minuti. Di solito si fa in quella in lasso di tempo. Vai, tranquillo. Ti chiamo in minuti. Segna Rosin. Non credo sia sufficiente per rimettere in discussione questa partita. Due biglie, 29-69, meno 40. Stavolta da un buon colpo. Fanno il discorso di microfoni loro. Quello ne parliamo dopo, perché hai visto chi c'è. Allora no, ma io lo voglio fare. Intanto devo parlare con Vinti e con Ghiglione. Vediamo come l'ha messa bene, decisamente.
tiro veloce, ma è stretto. E mi sa che si sia chiuso il tiro. Adesso solo in testa può tirare, secondo me. No, tira trasponde dall'altra parte. Cambia la biglia. Ma siamo 3 contro 1. Mi aspetto lo stesso tiro da Bilancino. Un minuto al 6. Alberto. Stesso tiro che arriva puntuale. Ma va via larga. Riprova, caricandola di più, tirandola con più angolo. E indovinerà la traiettoria stavolta. Cambio. 4 ad effetto, scusate, 5 ad effetto, vediamo. Mi sa che è stato corto. Prova lunga corta, entra troppo, 1 per lui. 70-29. Vediamo, questa è una finale di batteria, ma sono già iniziati i 16esimi. Ricordiamo che gli unici 2 giocatori che non giocheranno i 16esimi sono Luca Mini e Simone Rinaldi, che si affronteranno negli 8esimi. Grillo di prima, e questo rimane 72-29. Prima di Rosina, prova Bilancini ad andare lì, non è lui che deve forzare il gioco. Segna, grande biglia. Informo chi ci segue in diretta che al termine di questa partita staccheremo e faremo un nuovo collegamento per 16esimi e 8esimi di finale. Poi, come in tutte le altre gare, quarti, semifinale e finale separati. Thank you.
ha speso tutto Rosin. Ma il punto che aveva preso Bilancini era difficile, lo aveva preso in maniera pressoché perfetta. E questo è il risultato. 2 contro 0, questa attenzione a dare delle aperture. Possono girare la bianca sponda, ma anche quella che tiri. La data con giudizio. Minuto 3. Segna con una e mi sa che l'unica soluzione era andare a 2 biglie. Così è stato. 75-29. È durissimo sto biliardo qui, se non mi lo sbatti dentro di prima diventa un problema, se no l'alternativa, ma non è scontato che venga il pieno, può essere più morbido, un poco dito, un paio di 10 li ha fatti così Bilancini, ma sicuramente non regala niente questo biliardo. Come prima, una discreta prima di Rosin, Bilancini che gli va dentro. Stavolta però Rosin non è da meno, però ribadisco quello che ho detto alcune mani fa, fare questo gioco, sappiamo già come va a finire la partita. In mezzo Bilancini è stato stretto, ci lavora la biglia in alto Rosin. Adesso deve trovare quasi obbligatoriamente punti, se vuole avere ancora una mezza possibilità di rientrare completamente fuori misura. Entra con la terza, sono 5, 34-75.
di fatto terza in arrivo, sembra una partita già segnata questa. Impressione, questa impressione ce l'ho da almeno 5 mani. Lo trova, 8 punti, 83 a 34 ultima per Rosier. Siamo ai titoli di coda. Tanto vince Leonardo Daminelli, va in finale. Prima la lunga, già quasi negli spogliatoi, così. C'era nel biliardo, era un tiro che non serviva. Non ho capito perché non ha tirato da su. Provi il calcio adesso Bilancini, entra poco. Secondo me ha buttato via alcuni punti. 84-34, ce lo può permettere. Attenzione che il traguardo è comunque a 100. Grazie. Ciao. Vedete, bisogna fare il birillo molto interno di prima per andare a 10, 94-34, chiodi nella bara. Cambio biglia sul velluto Bilancini. Ha dominato la partita senza discussione. Questo così io non lo so giudicare, ma ha dato l'impressione di un giocatore punte bocciata, regolare, però non ha. Almeno oggi il cambio di marcia, questo vuol dire quando ti scontri con un giocatore del calibro di Bilancini, nessuna possibilità di portarla a casa a meno di clamorose prestazioni negative da parte dell'avversario. Ancora calcio. Il
fine abbasso il pallino. Il pallino con questa mezza apertura, chiamiamola così. Adesso provare la linea più corta, credo. Non la prende, prende il pelo. Fa Arachiri, una partita che probabilmente ha perso 6-7 anni fa. Regala gli ultimi punti all'avversario. Bene. Quindi Bilancini in finale e noi ci alziamo dal nostro trono papale. Chiudiamo, salutiamo, ma fra due minuti saremo con Andrea Lugli e Alberto Berzovini. A dopo. Se vuoi guardo